Stia lodando Gesù Cristo. Celebriamo oggi la solennità dell'Epifania del Signore. Qualcuno potrebbe anche chiedersi perché sottolinea che oggi è l'Epifania, tanto lo sappiamo. E lo sottolineo perché tante volte la gente sbaglia nel pensare a questa festa, perché quando si pensa alla festa dell'Epifania, lasciamo perdere il discorso della Befana che non ci interessa, però quando si parla dell'Epifania di solito si pensa che è la festa del battesimo di Gesù. Non so se voi mai avete sentito, no? Il 6 c'è il battesimo del Signore, e non è questo. Il battesimo del Signore si celebra la domenica dopo l'Epifania, quindi quest'anno sarà dopo domani. La festa dell'Epifania non è la conclusione del tempo di Natale. Non finisce oggi il tempo di Natale, ma finisce con la festa del battesimo del Signore. Mi ricordo che il professore diceva all'università: il battesimo del Signore è la cerniera che mette insieme il tempo di Natale e ci introduce nel tempo ordinario. Quindi oggi noi ancora siamo nel tempo di Natale, domani saremo nel tempo di Natale, domenica saremo nel tempo di Natale, concludiamo il tempo di Natale e entriamo nel tempo ordinario. Dice, ma tutta questa confusione, non vi preoccupate, ma è una cosa abbastanza semplice. L'Epifania è la festa della manifestazione. Non so se voi avete ascoltato la preghiera all'inizio, ascolterete tra poco la preghiera che si chiama Prefazio, quella prima del Santo, dove si parla della manifestazione. Nella Chiesa orientale celebrano tre cose oggi: il battesimo, l'Epifania, il battesimo e le nozze di Cana, dove Gesù si manifesta in questi tre eventi della sua vita, in questi tre momenti. Oggi noi celebriamo la manifestazione di Dio nella sua umanità come Signore di tutti i popoli. Perché proprio abbiamo ascoltato, i magi vanno da Gesù. Domanda semplice, risposta semplice. Quanti sono i re magi? Tre. Come si chiamano? Li sappiamo: Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Però la Bibbia non dice queste cose. Nel Vangelo non dice che sono tre i magi, non dice neanche che sono i re. Noi chiamiamo i re magi, no? Perché i magi era un popolo che non apparteneva al popolo di Israele, quindi possiamo dire quasi pagani. Si dicono tre perché i doni che dice il Vangelo sono tre. Anche i doni hanno un significato che fra poco nella preghiera prefazio l'ascolteremo. L'oro perché è il re, l'incenso perché è il Signore, la mirra che è una cosa amara che richiama la sofferenza di Gesù. Però ecco, questi popoli, questo popolo di magi che vanno da Gesù, e Gesù si manifesta, quindi ci dice che lui è il Signore di tutti i popoli, non è solo di un popolo, del popolo di Israele, ma è il Signore di tutti. E questa festa, o l'esperienza dei magi, a noi ci insegna due cose. La prima, che cosa fanno i magi? Seguono la stella. I magi studiavano un po' le costellazioni.
questo segno che il Signore gli dà, coloro lo seguono, perché questo segno li porta da Gesù. E la stessa cosa, tra virgolette, fa Erode. Erode gli dice andate, li manda. Questo ci dice che noi dobbiamo stare attenti ai segni che il Signore ci dà. Cioè il Signore si manifesta nella nostra vita dandoci dei segni. A volte capita che uno dice, ma io il Signore non lo sento, ma io il Signore non so come cercarlo, io il Signore non lo trovo. Perché noi dovremmo fare come i magi, metterci alla ricerca di Gesù e stare attenti ai segni che il Signore ci dà, che tante volte questi segni possono essere non segni straordinari, segni comuni. La stella è una stella, non c'è una stella sola nel cielo, anche se noi ne presentiamo una sola stella, ma non c'è una stella sola. C'è una stella umida, ma ci sono le stelle. È una cosa, tra virgolette, normale. Ogni tanto noi ascoltiamo, leggiamo, passa la stella com'era. Mi ricordo tanti anni fa, si parlava di questa stella che passava. Il Signore ci parla attraverso i segni che sono segni del quotidiano e ci parla tante volte, ci dà la spinta il Signore attraverso quelle persone che noi pensiamo che non sono le persone giuste, perché noi pensiamo non capiscono niente del Signore. Il Signore usa anche Erode per mandare i magi, perché Erode poteva anche dire, no, di qua non si va, se è il mio regno io non vi faccio andare. È vero che lui gli ha detto andate, mi dite perché vengo io anche per prostrarmi dinanzi a lui, eccetera, ma sappiamo che Erode aveva paura di questo bambino. Il Vangelo ci dice che erano turbati, era un bambino particolare. Lui aveva paura che prendeva il suo posto. Però il Signore lo ha utilizzato, nel senso buono della parola, se no sembra un oggetto, per arrivare a Gesù. E quel Signore fa questo con noi. Ci dà dei segni, a volte con quei segni che noi pensiamo che non vengono dal Signore. Però bisogna stare attenti, bisogna fare discernimento, altrimenti il primo che si alza dice ho visto il Signore tutti come pecore, ho visto la Madonna tutti come pecoroni, andiamo dietro. No, essere attenti ai segni. Poi ci dice un'altra cosa il Vangelo, sempre l'atteggiamento dei re magi o dei magi. Ci dice che per un'altra strada fecero ritorno al loro paese, per un'altra strada. Noi pensiamo che incontrare il Signore, fare l'esperienza del Signore significa non fare più quello che uno fa, non vivere più la vita quotidiana. Faccio un esempio. Io incontro il Signore, faccio l'esperienza del Signore, allora da oggi in poi me ne vado ogni giorno in chiesa, mi faccio tutte le preghiere, mi metto dalla mattina alla sera in chiesa, faccio solo le cose del Signore, non faccio più la mamma, non faccio il papà, non faccio il figlio, non faccio la figlia, non lavoro. No, il Signore non ci sta dicendo questo, perché loro ritornano al loro paese. Allora, quando io incontro il Signore, devo continuare a vivere il mio quotidiano, ma in modo diverso, per un'altra strada.
non hanno fatto la stessa strada. È vero che avevano paura di Erode perché l'angelo gli ha detto in sogno: state attenti, fate un'altra strada. Ma noi dobbiamo prendere il significato spirituale per noi. Cosa dice a noi? Ci dice che noi dobbiamo cambiare vita, cambiare strada, cambiare vita, facendo sempre le stesse cose. Perché se io incontro il Signore, o penso di aver incontrato il Signore, dico che ho incontrato il Signore, e quel segno che io incontro il Signore è che vado a messa ad esempio ogni domenica. Però poi la mia vita non cambia, resta tale e quale. Non ho incontrato il Signore. Se io dico di aver incontrato il Signore e quindi vado a messa domenica, mi faccio tutte le preghiere, faccio la comunione, eccetera, però poi io semino cattiveria, zizzania, giudizio, rancore, vivo nell'egoismo. Non mi interessa di nessuno, non ho incontrato il Signore. Posso fare tutte queste preghiere del mondo, però sono staccato dalla mia vita. Io devo cambiare radicalmente la vita. Devo andare a vivere il quotidiano per un'altra strada, che non è quella che facevo prima, ma è quella che il Signore mi indica. E poi l'altra cosa che ci insegnano i Magi, poi il Vangelo, questa festa, che noi siamo quella stella che il Signore usa, quindi quel segno che il Signore usa per portare gli altri a Lui. Gli altri devono arrivare al Signore guardando noi. Come noi viviamo. Vedete, tante volte ci lamentiamo della gente che è lontana, che non prega, che non frequenta i sacramenti, che non gli interessa niente del Signore. Ma ci dobbiamo chiedere, io che cosa faccio per avvicinare gli altri al Signore? Che cosa faccio per portare gli altri al Signore? Che cosa faccio per portare gli altri a mettersi alla ricerca del Signore? Io che segno sono? Con la mia vita, non con le parole, perché le parole siamo tutti bravi, ma con la mia vita, che cosa sto dicendo agli altri? Io stamattina, chi non frequenta la Chiesa, i sacramenti, si giustifica dicendo: ma voi, io vivo la mia fede a modo mio, perché voi che andate in chiesa, battete il petto, ma fuori siete peggio degli altri. Questo è un modo per giustificarsi che non vanno a messa, che non vogliono essere, tra virgolette, giudicati. Però è anche vero che noi che conosciamo il Signore, che viviamo la nostra fede, che viviamo i sacramenti, che viviamo una vita di preghiera, che segno siamo con la nostra vita per gli altri? Io sono quel segno, posso dire che sono quel segno che il Signore sta utilizzando per portare gli altri a Lui. Io sono quel segno che mette in moto gli altri come i Magi per andare verso il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.